può dire che nel no. Basilicast, voci dalla Lucania, il podcast di Hyper Bros. Siamo su Spreaker, YouTube, Facebook, Twitter, oltre ovviamente al blog hyperbros.com. Ebbene, care amiche, cari amici di Hyper Bros, comincia questa terza puntata di Voci dalla Lucania, Basilicast, così l'abbiamo chiamato. Anche oggi avremo un menù ricco, così come Antonio Ribba su Twitter ha anticipato questa terza puntata di questa terza settimana all'insegna delle voci lucane nel panorama nazionale, ma non solo. C'è tanta carne a cuocere. Innanzitutto è stata la settimana delle polemiche, inutile negarcelo, ce lo siamo detti nel corso della seconda puntata. Ci eravamo ripromessi di tornare a parlare dell'argomento, anche perché la proposta di legge del consigliere regionale Pace ha fatto molto discutere. Proposta di legge, ufficialmente almeno il titolo è quello di sostegno alla maternità. Qualcuno l'ha interpretata come legge anti-abortista, anti-aborto. In ogni caso ci ritroveremo a parlarne con alcune persone che sicuramente conoscete già. Allora facciamo una cosa, senza che vi introduca tutti gli argomenti di questa terza puntata, vado immediatamente a farvi ascoltare qualcosa di più leggero, perché la cantante di origini pignolesi Arisa vince Sanremo la scorsa settimana, ma improvvidamente dichiara che tutto sommato parte della bellezza della Basilicata risiede proprio nel suo meraviglioso isolamento. Apriti cielo, oddio, non ci sono state grossissime polemiche, a parte forse quella di Michele Francese, tra l'altro costruita anche bene su Twitter, che dice in tre minuti Arisa ha distrutto 3 anni o 10 anni di promozione turistica della Basilicata. Ascoltiamo in ogni caso ciò che ha detto Arisa. La mia terra è dentro di me. Ma davvero vogliamo essere promossi? Stiamo così bene alla fine, cioè abbiamo delle grandi bellezze, però è anche bello ogni tanto tenersi qualcosa per sé. Siamo così belli proprio perché nessuno ci conosce, magari se fossimo più conosciuti ci sarebbe una parte di... ci sarebbe l'economia che magari sarebbe più florida, però ci toglierebbero tutta la libertà che abbiamo di andare nei campi, di prendere il sole. Cioè, la nostra essenza. Io la penso così, cioè io abito in un posto dove c'è campagna e a mio padre volevano dare la casa al serpentone ai tempi del terremoto e mio padre disse di no perché voleva vivere in campagna, è isolato. Doveva prendere il sole, noi dovevamo giocare, insomma, secondo me dobbiamo essere scoperti, ma fino a un certo punto dobbiamo mantenere la nostra identità. E questa Arisa, dobbiamo mantenere la nostra identità. Comunque, a parte tutto, tutte le polemiche, cioè, che poi sono immediatamente rientrate, c'è da dire, Arisa è una cantante, i cantanti quando sanno cantare dovrebbero fare quello e non dovremmo forse dare molto ascolto a ciò che dicono, o meglio prenderlo con le pinze, perché si tratta appunto di artisti e gli artisti, come ben si sa, hanno la testa tra le nuvole. Ma vogliamo parlare di un'altra ospitata, diciamo così, di rilievo. Innanzitutto qualcosa la devo dire su questa musica che è di sottofondo. Oggi sono solo, quindi mi solo per modo di dire, perché di voci poi ne ascolteremo. Non ci sono i miei due gregari Antonio Ribba e Francesco Foschino, gli altri due collaboratori eccellenti del blog Hyper Bros, che produce questo podcast show. Andiamo avanti.
Andiamo avanti perché questa settimana poi c'è stata un'altra ospitata di rilievo, ovvero, ecco, il volume come al solito fa sopra e sotto, ancora devo simpatizzare con questi nuovi mezzi che ho a disposizione, una ospitata di rilievo, stavo dicendo, di un altro lucano a Roma. Tra l'altro lo ha definito Antonio Ribba, ha ragione, il nostro Beniamino. E il nostro Beniamino, grande mediatore, concittadino della stessa Arisa che avevamo dato in odor di sottosegretariato al governo Renzi, ma che attualmente continua a rivestire l'incarico di vicepresidente della commissione di vigilanza RAI, ovvero Salvatore Margiotta, il quale tra l'altro poi ha pure raccolto le firme per candidarsi, e lo ha fatto in tempo insieme a Luca Braia, alla segreteria lucana del PD. Quindi la prossima settimana già ne vedremo delle belle. Perché a correre ci sono appunto il soldato Brian, come definiamo Luca scherzosamente, e anche il sindaco di Potenza e consigliere regionale Vito Sant'Arsiero, insieme a Vincenzo Santochirico, ad una pletora di candidati che sarebbe difficile elencare. Ieri addirittura abbiamo sentito la candidatura avanzata, credo dai civatiani lucani, del comico in erba Dino Paradiso da Bernalda. Stavo leggendo infatti i nomi di tutte le candidature, ci sarebbe anche Giovanni Casaletto. Comunque, i due maggiori contendenti alla segreteria del PD sono per l'appunto l'attuale senatore Salvatore Margiotta e il materano Luca Braia. Vedremo la prossima settimana come andrà a finire, anche perché domani, lunedì, ci sarà questa attesissima direzione del PD, all'interno della quale si deciderà, insomma, se prorogare i termini per la presentazione delle firme e delle relative candidature, oppure se la scelta dovrà essere fatta tra i due renzian pittelliani, ripeto, Luca Braia e Salvatore Margiotta. Salvatore Margiotta, che è stato ospitato, è stato ospite stavolta non in televisione, ma in radio. Credo lunedì mattina, questa è una intervista registrata a Radio Anch'io. Buongiorno a Salvatore Margiotta del Partito Democratico. Senatore, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per l'invito. Allora, senatore Margiotta, secondo lei i ministri stanno al posto giusto, stanno nelle caselle giuste? Sì, io direi proprio di sì. In generale sì, poi qualche eccezione c'è sempre, ma come diceva molto bene lei, ci sono ministeri nei quali è molto importante che ci sia una competenza tecnica specifica, penso in particolar modo all'economia. In altri è importante avere un ottimo ministro che sappia dare l'indirizzo politico. Poi alcune volte, quando si riesce a sommare la competenza tecnica alla capacità politica, le cose vanno ancora meglio, ma insomma non darei un giudizio negativo sul governo da questo punto di vista, perché anzi mi sembra sufficientemente ben messo. Parte sotto una buona stella questo governo. Sì, parte assolutamente sotto una buona stella, che è quella di Renzi. Renzi è un trascinatore, un uomo coraggioso, ambizioso, è l'aggettivo che egli usa più volte per definire se stesso e il partito che guida, e io penso che sia giusto che l'Italia faccia un'apertura di credito molto forte alla sua ambizione, ovviamente essendo poi pronti noi tutti ad essere giudicati sulla base dei risultati. Civati, Bersani, Letta, tutti dichiarano l'appoggio a prescindere dai distinguo. Quindi l'esame che comincia oggi sarà poco più che una passeggiata. Proprio così, noi siamo un partito serio, si discute, si polemizza, qualche volta si arriva anche vicino al punto di rottura, ma quando poi si tratta di dare il voto di fiducia ad un governo il cui leader è il segretario, difficilmente vi sono defezioni. Il PD sarà compatto, credo che compatti saranno anche gli altri gruppi, e supereremo decisamente la quota dei 161 voti necessari per avere la maggioranza assoluta. Penso che saremo anzi al di sopra dei 170. E questo era Salvatore Margiotta, ospite della trasmissione di Radio 1, Radio Anch'io. Qua il volume fa i capricci, sale, scende, no, non riesco mai a regolarlo nella maniera migliore.
Dunque, che stavamo dicendo però? Passiamo avanti, perché abbiamo detto che il leitmotiv di questa terza puntata è quello della polemica, anzi dirò di più, al plurale femminile, polemiche. Polemiche perché Aurelio Pace, come ho già detto all'inizio, consigliere regionale eletto nelle file del PDL, ora fa parte del gruppo misto, però cosa ha fatto? Ha scatenato il suo il putiferio, a dispetto dello slogan di campagna elettorale che si era scelto, ovvero mettiamo pace in regione. Ha scatenato la guerra proprio per questa ormai molto dibattuta e discussa proposta di legge. Lo ascoltiamo intervistato sulla Nuova TV dal direttore della Nuova del Sud, Mimmo Parrella. Lei ha presentato una proposta di legge per sostenere la maternità in Basilicata alle madri bisognose economicamente. 250 euro al mese per 18 mesi, pre e post parto. Questa proposta è stata sottoscritta da oltre la metà dei consiglieri regionali. Però c'è un approccio ideologico che a me non piace. Io credo alle azioni, credo che alle relazioni programmatiche debbano seguire le azioni a sostegno di quelle madri. Mi chiedo perché non aiutare una madre che vuole un figlio ma che non ha la possibilità economica di crescerlo e di poterlo mantenere. Quelle famiglie, le tante famiglie in difficoltà, che spesso sono famiglie che vivono la difficoltà della cassa integrazione, della disoccupazione, sono famiglie che hanno bisogno di essere accompagnate, noi proponiamo un programma di accompagnamento che possa agevolare un percorso che sappiamo essere difficile, sappiamo che deve essere accompagnato da provvedimenti più seri, più importanti e più rilevanti dell'accompagnamento economico. Però da qualche parte bisogna iniziare, in questa regione bisogna cominciare a fare le cose. Ma lei non è partito da un approccio ideologico oppure da uno democratico? Assolutamente no, l'approccio ideologico io spero sia l'elemento che crea ponti e non muri. Abbiamo cominciato a creare delle distanze con l'approccio ideologico. Io non parto da quel presupposto, parto dall'esigenza di una madre in difficoltà che non ha sicuramente colore politico e che non partorirà in relazione a un aiuto economico, ma partorirà se capirà che le istituzioni sono vicine. La madre che ha deciso già di abortire in rispetto della 194 lo farà indipendentemente da questa norma. Questa norma può aiutare le madri che hanno deciso di averlo quel figlio, ma che vivono il disagio economico acuto in una regione che vive la povertà come un fenomeno sociale urgente, e i dati del Ministero della Salute ci confermano che l'unica regione in controtendenza nazionale rispetto ai dati dell'aborto, con aumento sostanziale del 5%, che vuol dire bambini, è la Basilicata. Tutto il resto d'Italia è in controtendenza. E come se lo spiega lei questo aumento degli aborti a differenza di altre regioni? Con due considerazioni grossolane, mi consentirà, perché il ragionamento meriterebbe altri tempi. La prima, una natura economica che in Basilicata è più stringente per mantenere quel figlio. La seconda, ci sono nuove forme di contraccezione come la pillola del giorno dopo, detta volgarmente, che stanno avendo degli effetti che ovviamente riducono i livelli di aborto in tutta Italia, ma nonostante questo in Basilicata non si riesce a ridurli. Segno evidente che c'è qualche causa scatenante sociale più forte. Con Lucia Serino, direttrice del quotidiano della Basilicata, commentiamo questa iniziativa del consigliere, questa iniziativa di legge, questa proposta del consigliere Aurelio Pace. Lucia. Sì, sentendo insomma quello che Pace ha dichiarato anche in intervista alla Nuova, insomma quello che sostiene, insomma, a me piacerebbe intanto sapere con precisione da dove ricava questi dati, perché se c'è un punto di partenza inoppugnabile è che in Basilicata è difficile praticare l'interruzione di gravidanza, se non addirittura impossibile. Quindi c'è una legge dello Stato, la 194, il cui esercizio non è garantito per l'altissimo numero di obiettori di coscienza, ginecologi, infermieri ed ostetrici. Quindi se in questo testo di legge si sostiene che c'è un trend in crescita, a me sembra in verità strano, ma insomma, può darsi che sia così, ma che in termini assoluti, se si parte da 3 e si arriva a 6, è evidente che c'è un trend di crescita. Poi c'è un dato politico che non va sottovalutato, a mio avviso.
senso, e cioè questo era un disegno di legge che era stato già presentato quando Fodino era Presidente del Consiglio, ricordo come firmatari Pagliuca, Navazio, Salotico, quindi Pace non ha fatto altro che presentare una proposta di legge fotocopia. Il dato a mio avviso più preoccupante è che si sono uniti anche dei consiglieri democratici. E poi in generale la mia posizione l'ho scritta, sono molto laica, quindi su questi temi è molto difficile che io accetti interferenze diciamo della politica. La legge 194 è una legge a tutela, non che aiuta l'aborto, ma deve essere visto come, vista come una legge a tutela della vita delle donne. Perché l'aborto si è sempre praticato, anche prima, clandestinamente, compromettendo la vita delle donne. Quindi il 194 è una legge a tutela della vita e della salute delle donne. Rivendico la libertà di scelta, di autodeterminazione delle donne rispetto alla propria vita, alla propria vocazione, alla maternità. Come ho scritto, credo che ci sia bisogno di incoraggiare la vita con politiche di sostegno a favore della maternità da parte di tutte le donne. E c'è poi quel concetto, come dire, di pentimento insito in questa legge, molto moralistico, molto di provenienza clericale, come dire, di sagrestia, non cattolico, non cristiano, da sagrestia, è che io, insomma, da laica autentica non riesco a digerire tutto qua. E in una conversazione che poi abbiamo avuto e che purtroppo non siamo riusciti a registrare, chiudevamo questa lunga conversazione anche con Anna Rivelli e Antonella Pellettieri, con una sorta di proposta: ci vorrebbe probabilmente una rivoluzione culturale proprio nel tessuto sociale della Basilicata, e addirittura ci eravamo spinti pure ad immaginare, che so, una distribuzione gratuita di profilattici nelle scuole e addirittura dei corsi di educazione sessuale. Sì, infatti sarebbe un'ottima cosa, cioè pensiamo alla cultura della prevenzione, a far passare il principio e ad aiutare la cultura che il sesso è una cosa assolutamente naturale, non è una cosa sporca o proibita. Che chi lo pratica, chi lo fa peccato. E questa non è una cultura che mi appartiene. Bisogna piuttosto educare alla prevenzione, cominciando dalle scuole. Anna ricordava che persino la parola sesso oggi ancora fa paura, tant'è vero che quei pochi corsi che si fanno, ne ricordavo uno in una scuola elementare di Potenza, si chiamano corsi di affettività, quindi non corsi di educazione sessuale, però se noi spiegassimo ai nostri figli, ai nostri ragazzi, che il sesso è una cosa assolutamente normale, ma che bisogna pigliare delle precauzioni al di là delle gravidanze, anche per la propria salute, e mettessimo dei distributori automatici gratis di profilattici nelle scuole, io sono sicura, e diceva anche Anna, che ci sarebbe l'insurrezione dei genitori, che verrebbe vista come un'incitazione, un incitamento alla prostituzione, invece è soltanto cultura della prevenzione. I paesi europei nordici si fa, visto che siamo in una fase storica che di Europa si fa un gran parlare, questa rivoluzione europea, abbiamo gli assessori che devono pensare all'Europa, facciamo pure questo, insomma. È chiaro. E questo è. E con Anna Rivelli, di professione docente, poi forse anche titolata a dare un punto di vista differente, più competente sulla faccenda. Hai ascoltato, Anna, la proposta di legge del consigliere Pace? L'ho ascoltata e l'ho letta. Che ne pensi? Da donna e da insegnante, Da donna e da insegnante, diciamo soprattutto da donna prima di tutto.
appunto, da madre prima di tutto, che è una proposta assolutamente indecente, perché intanto si vede che alla base c'è un presupposto ideologico che dovrebbe essere assente in una proposta di legge. Seconda cosa, è subdola, perché credo che il titolo stesso della proposta, misure di sostegno sociale alla maternità e alla natalità, tragga in inganno. Infatti io non vorrei dire una cattiveria eccessiva, ma sono convinta che quelli del Partito Democratico, i 5 Stelle che l'hanno votata, hanno letto solo il titolo e si sono limitate a quello, perché in realtà non si può barattare, intanto è la premessa, no? La premessa della relazione, che mette in relazione la lo spopolamento di una regione da cui le giovani coppie sono costrette ad andarsene, i ragazzi in genere vanno via perché c'è un po' penuria di tutto, il calo demografico è messo in relazione invece all'aborto, e già questa sembra una cosa abnorme, no? Un modo per introdurre un discorso dandogli un'altra veste, dandogli una maschera diversa. Seconda cosa, i problemi economici delle madri eventualmente in difficoltà non si risolvono con 250 euro al mese, perché 250 euro non servono nemmeno a comprare i pannolini o le medicine o le analisi necessarie di continuo quando si è in gravidanza. Quindi le misure da prendere per aiutare la maternità sono veramente altre, e si potrebbero fare tante cose che potessero aiutare non solo le donne che hanno deciso di abortire, ma soprattutto quelle che ad abortire non ci pensano proprio, nonostante magari siano in grande difficoltà. E con Lucia Serino, anzi Lucia, ha fatto proprio poco fa, sempre al telefono, riferimento a quella proposta riguardante i corsi di educazione sessuale, ma tu diceva che tu proponi addirittura di estenderli ai genitori, non solo ai ragazzi. Ma guarda, io sono contrario all'aborto, peraltro vorrei tranquillizzare tutti quelli di destra, io sono di sinistra ma sono contrario all'aborto, e penso che proprio per questo debba essere prevenuto con tutti i mezzi possibili e immaginabili. E l'aborto deve rimanere l'estrema ratio, la scelta perché ovviamente alle donne tocca, ed è giusto che ciascuna pensi per sé, decida per sé in piena libertà, però nessuna donna sceglie di abortire se c'è un'alternativa, e quindi io penso che la prima cosa da fare è prevenire. Non è vero che abortiscono le donne che hanno difficoltà economica, è molto vero che c'è un aumento delle gravidanze non volute nella fascia adolescenziale, e quindi io ritengo che è molto probabile che l'intervento da fare sia di tipo educativo, e questo intervento di tipo educativo da fare sui ragazzi, ma da fare anche sui genitori, perché spesso con i genitori non si riesce a parlare. La stessa parola sesso, educazione sessuale, già è capace di scatenare le ire, no? Come fosse fare educazione sessuale nella scuola è come voler istigare le ragazze ad una vita libertina. Ecco, e tanto è vero che molto spesso noi parliamo di educazione all'affettività e non di educazione sessuale, come se il sesso continuasse ad essere una cosa sporca, un tabù di cui non parlare. Questo deriva anche dai genitori, in fondo i genitori, quelli della nostra età, hanno avuto un'educazione così, che tendeva a demonizzare il sesso, ad esaltare la verginità, ad esaltare, a stigmatizzare certi comportamenti, diciamo, di gioiosa vita, stigmatizzati sempre come una cosa peccaminosa, colpevole. Quindi io credo che si debba intervenire molto su questo, e anche evitare le polemiche sui preservativi, sulla pillola del giorno dopo, perché non è che possiamo utilizzare l'unica cosa, no, l'astenersi come unico mezzo per evitare gravidanze indesiderate. Bisogna pur capire che ci sono dei mezzi che si possono usare e che non ammazzano, perché la pillola non ammazza, il preservativo non ammazza nessuno. E siamo adesso con Antonella Pellettieri, dirigente del Centro di Ricerche CNR, tu potresti essere più precisa, giusto? Dirigente storica. Di ricerca e
scelte storiche. Però ti chiamiamo in causa per un'altra questione, perché abbiamo ascoltato oggi il consigliere regionale Aurelio Pace, la sua proposta sulla natalità o contro l'aborto a seconda dei punti di vista, e ci interessa sapere qual è il tuo. Ovviamente io ho letto questa proposta fatta e firmata da, credo, 13 consiglieri del Consiglio regionale. La prima idea che mi sono fatta leggendola è ovviamente una proposta che va completamente direi riscritta, perché a cominciare, non so, dal fatto che si attribuisce lo spopolamento di una regione al numero degli aborti. Io trovo questa un'assurdità, è un qualcosa di completamente impossibile, e questa sarebbe una delle tante cose, la prima che mi viene in testa. Ma questa legge non va assolutamente bene per una serie di altri motivi che sono legati a un discorso principalmente economico, cioè da quel che so ci sono 100.000 euro all'anno per così dare un contributo alle donne in difficoltà che decidono di diventare mamma. Facendo un conto di 100.000 euro diviso 4.500 euro a donna, sarebbero solamente 21 queste donne che potrebbero essere avvantaggiate da questo tipo di bonus. Ma come se sono di più di 21, in tal caso come si regolerebbero? Questa è la prima cosa che mi viene in testa, che la trovo assolutamente fuori luogo. E poi in generale credo che sia una legge che in qualche maniera va un po' a offendere proprio la dignità della donna, e va ad essere una specie di una sorta di processo, una sorta di regolamento che assolutamente non può avere niente a che vedere quando si tratta di maternità, di vita, e quando si tratta anche della durissima scelta in alcuni casi di partorire oppure di abortire. In tutti i due casi le donne vanno difese, vanno tutelate nei loro diritti, e vanno tutelate sia dal punto di vista della medicina, quindi con le giuste cure, con le giuste accortezze, e ovviamente vanno tutelate anche dal punto di vista psicologico. Ora immaginare che 21 donne ogni anno in Basilicata saranno aiutate con dei criteri che io non ho ben capito quali saranno, che non stanno né in cielo né in terra, è ovvio che credo che sia un'offesa anche nei confronti di tutte quelle persone che pur essendosi mai abbandonate dal compagno, non avendo una buona situazione economica, decidono di portare avanti una gravidanza, che ovviamente sarebbe un atto di gioia, è un atto di amore, e non per questo le donne che decidono liberamente, scelgono di non portare avanti una gravidanza, non devono essere alla stessa maniera salvaguardate. Una domanda. 194. Una domanda, Antonella. Forse un po' retorica, però probabilmente le cause sono da ricercare anche in questo, ovvero nella totale assenza di donne all'interno del Consiglio regionale, oppure non ne fai una questione di genere? Ah no, io in questo caso, con quell'articolo che ho scritto sul quotidiano alcuni giorni fa, punto proprio il dito su questo. In Consiglio regionale non c'è nemmeno una donna eletta. Io invece ritengo che quando si vanno a fare questo tipo di leggi che hanno sempre a che vedere con l'etica, con la bioetica, e comunque si sta parlando di donne, devono essere le donne in qualche maniera a dare un loro contributo, deve esserci la presenza di una donna che caratterizzerebbe sicuramente in maniera diversa questo tipo di scelta. Questo non significa che gli uomini non se ne devono interessare, gli uomini e le donne sono ambedue, hanno entrambi la capacità, e devono assolutamente avere un voce in un discorso del genere, qualcosa che riguarda tutti quanti noi, riguarda i nostri figli, riguarda la nostra società, riguarda la famiglia, e per questo alla stessa maniera dovrebbero essere
ma non solo in questo, in tantissime altre cose dovrebbero esserci le donne, perché non è che c'è una differenza di genere in una cosa del genere, in un discorso di questo tipo, è semplicemente che l'assenza della parte femminile all'interno di un consiglio regionale significa guardare solamente a metà il cielo sotto il quale tutti quanti viviamo. E quindi la mia lamentela è anche verso alcune donne che semmai non si sono lamentate nel vedere, non hanno detto una parola nel vedere che sono stati eletti solamente uomini all'interno del consiglio regionale, invece si scagliano violentemente contro questa legge. Allora, se bisogna difendere le donne, bisogna difenderle sempre, quindi questa è una mia posizione molto precisa, perché altrimenti no, siamo donne a metà, siamo donne a, non so, secondo quello che ci succede, no, noi siamo sempre donne alla stessa maniera, quindi questa è un po' la mia posizione su questo, sicuramente, che ho espresso già sul quotidiano. Basilicast, voci dalla Lucania, il podcast di Hyper Bros. Siamo su Spreaker, YouTube, Facebook, Twitter, oltre ovviamente al blog hyperbros.com. Like the legend of the Phoenix, our ends were beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Vabbè, adesso non mi dite che non, di non conoscere questa canzone. Si tratta di Get Lucky, però è in una versione cover, non è l'originale di Daft Punk, ma è una riarrangiata, un riarrangiamento che ho trovato sul canale YouTube di questo bravissimo George Barnett. Questo è il suo nome, se l'è suonata, se l'è cantata, se l'è arrangiata, se l'è registrata da solo, anche in video. Ovviamente, se volete riascoltarla e soprattutto rivederla, cercate su YouTube appunto Get Lucky Cover di George Barnett, ma la troverete ovviamente anche linkata sul blog hyperbros.com. Campagna di comunicazione sociale di Basilicast. Abbiamo le idee confuse, siamo spaventati di essere manipolati. Allora io mi sento di fare un appello ai colleghi democratici. Adottiamo un grillino, facciamolo per i loro elettori delusi, aiutiamoli a uscire dal blog,
aiutiamoli ad andare nell'Italia reale, in Friuli Venezia Giulia, in Basilicata, in Sardegna, aiutiamoli a vedere che cos'è il paese reale nelle migliaia di comuni dove i nostri amministratori sono stati eletti e governano, perché questo è il paese reale, questa è l'Italia reale. E questo era Dario Nardelli che parlava alla Camera dei Deputati in occasione del voto di fiducia che Matteo Renzi questa settimana stava chiedendo. Ci è sembrato carino diffondere, a registrare questo frammento del suo intervento e farne una nostra, se vogliamo, originale campagna sociale di comunicazione. L'abbiamo chiamata, proprio mutuando, scusate, da ciò che stava dicendo questo onorevole piddino, adotta un grillino. Ma andiamo avanti, perché un'altra autorevole voce lucana l'abbiamo ascoltata in tutta Italia, se non ricordo male, proprio martedì sera, ovvero si tratta dell'altro capogruppo, questa volta sempre alla Camera, no? Roberto Speranza, capogruppo alla Camera, che è stato ospitato nello studio di Bruno Vespa. Roberto Speranza parla a Porta a Porta. Guardi Vespa, lo dico con grande preoccupazione, perché quello che è avvenuto in Parlamento nelle ultime settimane, in modo particolare gli atti di violenza, gli insulti al Capo dello Stato, gli insulti alla Presidente Boldrini, non sono roba da poco. C'è qualcuno che inizia a dire che le istituzioni democratiche sono parte del problema dell'Italia. Invece noi pensiamo che le istituzioni democratiche debbano essere la soluzione a questo problema, ma per realizzare quelle cose che sto dicendo bisogna dimostrare che la democrazia decide, fa le cose. Allora noi ci mettiamo tutto il nostro peso, tutta la nostra forza, con i limiti, le contraddizioni, ma la mettiamo in campo per provare a dare una risposta e dire che la democrazia funziona in questo paese. Lei si sta riferendo al Movimento 5 Stelle, che sta vivendo, proprio mentre parliamo, mentre trasmettiamo, dei momenti drammatici, perché è in corso questa lunga riunione per decidere se dovranno essere espulsi. E le espulsioni, poi, abbiamo visto, sono puntualmente arrivate. Non è una novità. Sì, oggi mi sento un po' così, perché mi piace tantissimo questa musica. Poi mi fa pensare un po' alla radio d'altri tempi, come si suole dire. E così vi beccate anche questi sottofondi musicali che probabilmente non hanno nulla a che vedere con gli argomenti dei quali stiamo parlando. Però questa settimana è puntata ricca, anche se abbiamo già superato abbondantemente la mezz'ora, siamo ad oltre 35 minuti di questa terza puntata. Cerchiamo di stringere, perché questa settimana si è concluso un altro colpo grosso, colpo gobbo, sempre a seconda dei punti di vista, dei lucani nel quadro della politica nazionale. Filippo Bubbico da Montescaglioso è stato riconfermato dal Consiglio dei Ministri vice ministro, appunto, agli interni. Poi magari nei commenti mi dite, perché non ricordo bene se è al plurale, si può dire al plurale, oppure se è il vice ministro del Ministero dell'Interno. Ma la Basilicata, appunto, parte di essa gongola anche per il nuovo incarico di quello che fu presidente della regione, attuale segretario del PD lucano, ne abbiamo parlato prima, nonché filosofo in erba, ma in erba non per questioni di esperienza, ma semplicemente perché legate all'agricoltura. Sentite cosa ci disse più di un anno fa in un'intervista che raccogliemmo. All'epoca era ancora presidente della regione Basilicata Vito De Filippo. Le ultime parole famose di Vito De Filippo. C'è una storia
abbastanza nota per chi conosce il mio comune, la mia famiglia, che è quella dell'agricoltura. Se dovessi stare ad una valutazione anche non bucolica, non sarebbe negativo potersi occupare molto, diciamo, delle cose agricole della propria famiglia, di studiare filosofia, di fare ricerca storica. Io penso che, diciamo, per ogni turno della vita al quale siamo chiamati per i nostri impegni, noi lo dobbiamo saper fare con dedizione, con serenità e con, io spero, anche con la semplicità e con l'umiltà che ci è propria in termini di educazione. Questo è quello che vedo ancora grandemente nel mio futuro, e non mi sembra poco. E non mi sembra poco, invece grandemente nel futuro di Vito De Filippo poi è seguita praticamente un'altra cosa, perché accendiamo la televisione, guardiamo l'altro giorno la 7 e scopriamo... Completata la squadra di governo e fatto il Salva Roma, Renzi vuole accelerare sulla riforma del lavoro e della legge. Con il passare delle ore, spulciando le liste, aumentano i malumori. Indagato anche il PD-no De Filippo, che si è dimesso dalla presidenza della Basilicata per i rimborsi facili. Sono emersi i malumori riguardo la nomina di alcuni dei sottosegretari del nuovo governo Renzi, ed ovviamente Vito De Filippo non può che essere ricordato per essersi dimesso dalla carica di governatore proprio per la ben nota a noi lucani faccenda di rimborsopoli, che ha però coinvolto gran parte del consiglio regionale di Basilicata. Non tornerà a fare il filosofo, o forse sì, nell'agricoltore. Comunque, scherzi a parte, questa puntata volge al termine e lo facciamo proprio con i nostri migliori auguri a Vito De Filippo per il nuovo incarico, alla riconferma di Filippo Bubbico e poi anche a Giampaolo D'Andrea, che fa parte del gabinetto del Ministero dei Beni Culturali, cosa che probabilmente potrà tornare molto utile a quanti si stanno spendendo per questa candidatura di Matera capitale europea della cultura nel 2019. Ecco, è entrata all'interno della nostra, anche della nostra trasmissione, però attenzione, ricordatevi sempre che sostenere Matera 2019 può indurre sonnolenza e avere effetti collaterali anche gravi. Prima di farlo si prega di leggere attentamente il dossier di candidature, tenete fuori dalla portata dei bambini. Si scherza. Va bene, direi che questa terza puntata è andata, siamo a 40 minuti, non so quanti di voi l'ascolteranno. Io desidero ringraziare i miei due gregari, Antonio Ribba e Francesco Foschino, che comunque non ci sono, li potete leggere sul blog, chissà, magari tornano per la prossima puntata, ne sono quasi sicuro, anche perché mi piacerebbe dedicare proprio anche ai temi del turismo alcune nostre riflessioni. Dopodiché dobbiamo ringraziare la direttrice del quotidiano di Basilicata, Lucia Serino, che è stata ospite telefonica insieme ad Anna Rivelli e ad Antonella Pellettieri, e a tutti coloro che a vario titolo ci hanno aiutati nella composizione di questa terza puntata del podcast di hyperbros.com, che potete trovare su Spreaker. Iscrivetevi a questo social network e comunque in vari altri social network collegati al blog, che vi ripeto è hyperbros.com. Vuol dire che no. Basilicast, voci dalla Lucania. Il podcast di Hyperbros. Siamo su Spreaker, YouTube, Facebook, Twitter, oltre ovviamente al blog hyperbros.com.